Buongiorno dai padiglioni della Fiera di Rimini. La nostra quotidiana finestra sulla 43esima edizione del Meeting per l'amicizia tra i popoli oggi la apriamo da questa mostra che si intitola Uomini nonostante tutto, storie da memorial. È con noi Giovanna Paravicini, curatrice di questa mostra, alla quale chiediamo subito: che cos'è Memoriale e che cosa racconta questa mostra? Memoriale è stata la prima associazione pubblica nata dalla società civile in Russia nell'89. È stata fondata da Andrei Sakharov, grande fisico e premio Nobel della pace, e poi ha continuato a lavorarci Roginsky. Il tema di Memoriale è la memoria, cioè non tanto parlare delle repressioni, certo anche questo sullo sfondo, ma soprattutto ridare un volto, una storia, recuperare le sepolture delle vittime dei lager. Perché proporre proprio oggi al meeting una mostra come questa, oggi che il mondo è diviso intorno al conflitto in corso in Ucraina, frutto dell'aggressione russa? Intanto questa mostra racconta storie di persone che vengono dalla Russia, dalla Bielorussia, dalla Georgia, cioè vengono da tutto un mondo slavo e fanno vedere un noi che purtroppo oggi la guerra con le sue brutalità sta cancellando. L'altro motivo per cui vale la pena di parlarne è perché questa mostra pone un interrogativo: è possibile il perdono? È possibile la misericordia? Di perdono e di misericordia non siamo noi a parlare, ma sono persone che hanno passato anni di reclusione, subito terribili ingiustizie e perdite, e che pure non si sono lasciate rinchiudere nella spirale della vendetta o del rancore. E con noi anche Elena Shankova, che è la direttrice esecutiva dell'associazione Memoriale. L'associazione Memoriale è stata chiusa nel 2021 dalle autorità russe. La domanda è d'obbligo, ma continua ancora ad operare, e come? Sì, è vero, Memoriale è stato chiuso alla fine dell'anno scorso, ma quello che noi possiamo vedere è che c'è stata una grande solidarietà, una grande amicizia internazionale, che le persone hanno continuato a lavorare e continuano ad operare. La mostra che state vedendo è proprio un esempio di questo lavoro che continua. Grazie ad Elena Shankova, direttrice esecutiva dell'Associazione Memoriale, grazie a Giovanna Paravicini, curatrice di questa mostra. Ma che cosa una mostra come questa dice ai più giovani visitatori e volontari del meeting? L'abbiamo chiesto ad alcuni di loro. Al termine la linea tornerà alla rete. Ciò che colpisce di più di questa mostra è il fatto che tutte queste donne, questi uomini, vivendo in una situazione squallida, terrificante, quasi inimmaginabile, nonostante tutto hanno trovato comunque questo bene che regna sul mondo e riconoscono che c'è un bene, che loro sono sopravvissuti grazie a piccole fortune che gli sono capitate ogni giorno. Quello che più mi è rimasto forse di questa mostra è stato il fatto che è proprio non cancellando tutto, non cancellando il dolore e le sofferenze di queste persone, solo non facendo sconti su questo si può vedere effettivamente il segno di speranza che esiste nelle loro vite. Mi colpisce il fatto che queste persone detenute nei gulag sono sempre vissute in un contesto ideologico, educate in un certo modo, vivono in condizioni tragiche ed estreme. Eppure anche all'interno di questo contesto l'ascolto del loro cuore riesce a vincere sull'ideologia.